Ciao a tutti, oggi in questo video vi svelo i miei 5 più 1 trucchi per scegliere la migliore pianta di orchidea quando mi si presenta l'occasione di partecipare a una mostra o andare a visitare un vivaio. Chi tra noi non si è mai fatto guidare solamente dalla bellezza dei fiori delle orchidee? Contando quanti erano o magari quante spighe c'erano su quella pianta a parità di prezzo rispetto a un'altra. Qualcuno, magari un po' più avanti, si è messo a contare il numero delle foglie, per esempio di una Phalaenopsis, oppure ancora il numero degli pseudobulbi presenti nel vaso, quando acquistava un Cymbidium, una Cattleya o un Dendrobium. Ma sono queste le cose effettivamente da osservare che ci garantiscono di portarci a casa la migliore pianta tra quelle che abbiamo a nostra scelta? Partiamo dal primo consiglio. La prima cosa che io guardo è quella più ovvia, e cioè che una pianta sia sana e quindi che non abbia presenza di parassiti o di malattie evidenti in corso e che non ci siano però neanche segni di fisiopatie, nel senso che la persona che l'ha coltivata, insomma, visto che la vende, me la deve anche proporre nel miglior modo possibile. Piante vendute su larga scala, quelle per intenderci delle serre olandesi, dove ci sono serre monogenere e monocoltura, ovviamente verranno vendute quasi come delle piante finte, io dico, da perfette che sono. Mentre per esempio tutte quelle piante che provengono da negozi specializzati di orchidee, dove in spazi ristretti vengono coltivate con mille difficoltà e problematiche, ma tantissime orchidee, specie botaniche e ibride provenienti da tutto il mondo, piuttosto che dal coltivatore casalingo che decide di scambiare o vendere delle piante che ha, ovviamente in questi casi si permette un margine. Sono piante sane, ma non sono piante perfette. Ho visto persone spiazzate e devo dire anche deluse nel visitare delle serre private piuttosto che delle serre di venditori specializzati, perché si aspettavano che fosse come nel vivaio sotto casa e quindi tutto un display di piante solo fiorite. Ovviamente questo non avviene in nessuna serra reale che coltiva orchidee, che sia amatoriale o per vendita, perché ovviamente le orchidee non possono essere fiorite 12 mesi l'anno e non sono quasi mai nella loro forma al top 12 mesi l'anno. Andiamo avanti col secondo punto. La pianta ovviamente deve essere di forma e di dimensione coerente al tipo che abbiamo scelto e anche all'età della pianta. E quindi una pianta matura deve mostrare tutti i segni di maturità, piuttosto che una giovane pianta il fatto di essere giovane. Terzo punto, la vigoria di crescita. Dobbiamo vedere che ci siano le piante, se sono simpodiali come le Cattleya, i Cymbidium, i Dendrobium, eccetera, quindi che hanno un rizoma strisciante, noi dobbiamo osservare possibilmente che abbiano più direzioni di crescita. Questo perché ci assicura un migliore display, una migliore occupazione della pianta all'interno del vaso, che crescerà occupando appunto la superficie in maniera più ottimale. E avremo anche più fioriture. Mentre invece piante che crescono come un binario del treno, e quindi crescono un pseudobulbo dietro all'altro, e questo rizoma non si dirama mai, ovviamente presentano dei problemi nella coltivazione, sia perché il vaso si esaurisce in maniera precoce, con substrato che ancora non è decomposto, non è ora di rinvasarla, ma la pianta ha già concluso lo spazio dentro il vaso. Ed è quella che stiamo vedendo adesso in questo momento. Di qualsiasi orchidea simpodiale e che produce quindi pseudobulbi di cui noi stiamo parlando, dobbiamo sempre tenere conto che ogni pseudobulbo fiorisce un'unica volta. E quindi ovviamente se abbiamo più punti direzionali, al momento della fioritura avremo anche più spighe nello stesso momento. E quindi a parità di coltivazione una maggiore soddisfazione e un più bel display. La vigoria si può anche osservare su piante monopodiali attraverso la produzione dei chechi sulle spighe florali, per esempio, piuttosto che dei chechi basali su piante già adulte. Questo è un buon segno se l'apice non è però danneggiato, altrimenti diciamo è una conseguenza del danno. Ovviamente piante extra lasciate accidentalmente dentro al vaso sono sempre ben accette. È più facile trovarle nelle orchidee monopodiali come le Phalaenopsis, dove vediamo a volte due o più piante lasciate nello stesso vaso fin dalla giovane età. Sono ottime, insomma, due al prezzo di uno.
Il quarto punto ci porta a valutare la frequenza e la regolarità delle fioriture. Se acquistiamo infatti una pianta adulta, dobbiamo valutare che sia regolare e fiorifera, altrimenti abbiamo preso una cosiddetta ciofeca. Piante vendute come adulte che non hanno nessun segno di precedente fioritura o piante che hanno sì qualche segno ma veramente molto sporadico, diciamo che non danno grande spazio a nessun tipo di aspettativa veramente del coltivatore casalingo. E questo insomma ce lo siamo detti ripetutamente in più video. Se una pianta non fiorisce neanche a chi ha un vivaio specializzato, ma volete che fiorisce a casa nostra? Ma dai, ma non scherziamo, su. È consentito l'atteggiamento del fanciullino del Pascoli soltanto a chi coltiva baby plants e quindi acquista delle piante veramente giovani con la grande speranza e aspettativa che diventino dei veri trofei da mostra. Però insomma, a parte questi casi, devo dire che tutti gli altri devono fare lo scontro con la dura e vera realtà. Il quinto punto è quello del no emergenza. Che cosa vuol dire? Io ho smesso da tanti anni a fare la croce rossina delle orchidee perché veramente non lo reputo un qualcosa di fruttuoso per l'appassionato. Almeno se si vuole far pratica è un discorso, se si vuole creare una collezione è un altro discorso. Questo punto significa che io non voglio accogliere nella mia collezione piante che mi mettono un certo pressing per le loro esigenze, perché si presentano problematiche, perché molto spesso hanno dei substrati che sono già esauriti e quindi io compro una pianta che è già costipata dentro un vaso, che ha già magari il substrato esaurito, che necessita di interventi in tempi brevissimi, diciamo entro un mese bisogna adoperarsi. Ecco, io questo non lo voglio perché non lo reputo giusto. Io voglio accogliere sì delle piante nuove nella mia collezione, le voglio guardare, osservare, valutare e poi con i miei tempi, con i miei comodi e anche con quello che è la biologia della pianta, la voglio prendere per mano e per esempio fare un rinvaso piuttosto che altre operazioni. Ecco, io questo pressing ve lo sconsiglio assolutamente quando acquistate una nuova pianta. Sesto punto bonus, valutiamo le caratteristiche speciali. Se noi abbiamo di fronte a noi un display con delle piante appartenenti allo stesso genere e tipo, osserveremo che alcune hanno delle dimensioni extra della pianta e quindi parliamo di foglie o pseudobulbi fuori dal normale. Altre per esempio avranno un numero di fiori e un colore dei fiori più particolare di un altro. E infine alcuni fiori delle piante potrebbero avere delle forme peloriche e quindi veramente molto interessanti. Che cosa si intende per fiore pelorico? Un fiore che ha tre labelli anziché uno e quindi ha una forma molto particolare, molto apprezzata, di cui ci sono dei veri e propri cacciatori e collezionisti di queste unicità. Per la maggior parte tutte queste sono delle caratteristiche e delle peculiarità genetiche e quindi se noi osserviamo una platea di orchidee uguali possiamo notare che una, due o più piante spiccano per delle caratteristiche particolari. Ovviamente queste sono cose molto rare che accadono in natura e nella riproduzione anche non naturale delle orchidee. Però quando ci sono, se avete l'occhio allenato, potete anche identificarle e sapere che state acquistando una pianta un po' più particolare rispetto a un'altra. Ovviamente, come ogni appassionata, io ho i miei trucchi, i miei segreti su come scelgo le orchidee che faranno parte della mia collezione. Oltre a questi ce ne sono altri, però quelli che ti ho presentato oggi sono i principali. Sono curiosa di sapere te come scegli le tue orchidee in mezzo a tante. Fammelo sapere nei commenti se ti fa piacere. Ti auguro una buona giornata. Ciao e alla prossima!